Era in piazza un anno fa, il 24 giugno, quando il Vescovo Calvose è arrivato in piazza Vittorio Emanuele. Con lui abbiamo condiviso un anno intenso. Gli rinnoviamo il benvenuto. Ma certamente, non solo il benvenuto, ma il grazie per quello che sta facendo, per il lavoro che svolge, per la presenza in tutta la diocesi, per come affronta il suo ruolo e il suo, insomma, la sua missione. Quindi gli siamo davvero grati. Allora, un anno fa, lo ricordo, c'era anche lei in piazza Vittorio Emanuele, è trascorso un anno, rinnoviamo il benvenuto al nostro vescovo. Sì, un anno fa, un anno di episcopato, un anno di mandato, e credo che l'idea di comunità che il vescovo quel giorno disse in piazza a Vallo sta venendo fuori e viene sempre più fuori. L'idea cioè di una comunità viva, di una diocesi vicina alle realtà territoriali, ai campanili, ma soprattutto una diocesi e una comunità nel cuore e per il cuore della gente. Questo è il messaggio più forte che anche da questa sera, a distanza di un anno, viene fuori. E noi come provincia, come istituzione, volevamo ad esserci proprio per testimoniare questa presenza, questa vicinanza e soprattutto questa attestazione di gratitudine per l'intero territorio provinciale. Un anno fa eravamo tutti in piazza Vittorio Emanuele, rinnoviamo gli auguri al Vescovo, gli rinnoviamo il benvenuto. Noi questa sera gli diciamo: senta Vescovo, Sua Eccellenza, lei è un anno che sta qua, ha stravolto un territorio, continui così perché noi siamo contenti, la diocesi è contenta. E continuiamo insieme a dare risposte al territorio, ma risposte ai giovani che rappresentano il futuro della società cilentana. Uno dei tanti momenti condivisi con il Vescovo, una persona attenta al territorio. Sì, attenta al territorio, attenta ai giovani. Il Covid ci ha dimostrato che i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di socializzare. L'amministrazione sta cercando di dare tutte le soluzioni adatte affinché i giovani possano trovare dei loro spazi. Questo momento e questo impegno di Sua Eccellenza è un ulteriore passo nel rispetto dei nostri giovani. È stato un anno intenso, gli rinnoviamo il nostro benvenuto. Sì, gli rinnoviamo il benvenuto e speriamo di continuare su questa strada che lui ha avviato, perché veramente sta facendo delle cose molto interessanti, ma la cosa più bella è quella di aver aperto le porte di questo seminario. Quante volte con lui mi sono confrontato per portare i giovani qua, farlo diventare uno stelo della gioventù, fare corsi di formazione di cui parliamo sempre nel lavoro, fare una scuola delle arti e dei mestieri. Io penso che con Sua Eccellenza, che a questo punto diventa un punto di riferimento per il territorio, possiamo veramente sperare in un futuro migliore. Siamo fortunati di avere questo vescovo e stasera ne è un esempio. Quindi un primo anno molto, molto positivo, e auguri al vescovo, e noi siamo qua.